'Ndrangheta, riciclaggio di soldi con trasmissioni TV sul lotto, sequestro da 25 milioni e 14 arresti in Calabria. Coronavirus, 245 nuovi contagi in Calabria. Ad oggi sottoposti a test 274.781 soggetti, per un totale di tamponi eseguiti 277.844. Il coronavirus travolge i camici bianchi, 50 positivi in tutta la Calabria. Tamponi rapidi a Locri e Polistena aiuteranno tantissimo i due ospedali in difficoltà in questo periodo, l'annuncio del senatore Audino. False attestazioni su buoni alimentari Covid, scoperte 13 persone di Varapodio. Bentrovati, giornale di Telemia, ancora aumenti da record per quanto riguarda il virus in Calabria. Ecco i numeri. Braccio di ferro sulle misure del nuovo decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il DPCM previsto entro domani. I governatori hanno chiesto regole nazionali, mentre il Premier Giuseppe Conte vorrebbe calibrare le misure in base alla diffusione territoriale del virus indicata nell'indice RT. Le misure sul tavolo coprifuoco dalle 21, limitazioni per gli over 70, interruzione della mobilità tra regioni, salvo che per ragioni di lavoro, e poi chiusura dei centri commerciali nel weekend. Circa le zone critiche, cui Conte guarda proprio perché propenso a criteri territoriali, appare probabile la decisione di imporre una chiusura ulteriormente anticipata ai bar e ristoranti out anche per pranzo nelle regioni come la Calabria, il Piemonte e la Lombardia, con un alto tasso di contagi. Perché la nostra regione è salita così tanto? La Calabria al momento figura al terzo posto dopo la Lombardia, con il indice RT a 2.01, il Piemonte a 1.99 e poi la nostra regione a 1.84. Sul tavolo c'è anche la proposta di limitare gli spostamenti agli over 70. Purtroppo il Covid nella nostra regione ha travolto tanti operatori sanitari, parliamo di 50. Si tratta di numeri mai raggiunti nella prima fase. Il contagio riguarda personale sanitario in servizio a Catanzaro, Crotone, Reggio Calabria, Cosenza, Lamezia Terme, Castrovillari, Polistena, Cetraro, Locri e Drapia in provincia di Vibo. I nuovi casi positivi resi noti ieri dalla Regione Calabria sono ben 245, con 13 ricoverati in terapia intensiva, 7 a Cosenza, 5 a Reggio e 1 a Catanzaro. Le aree più colpite dall'offensiva del virus sono la provincia di Reggio Calabria con 1.425 casi attivi e quella di Cosenza con 1.027. Si abbassa l'età media dei contagiati per via della diffusione che il Covid sta facendo registrare negli istituti scolastici. L'ultimo clamoroso caso ha riguardato la scuola media di Mangone, in cui ben 15 giovani studenti hanno contratto il coronavirus. Sono aumentati pure i morti. Ieri un decesso avvenuto nel reparto di malattie infettive dell'Annunziata di Cosenza, di una pensionata di Casali del Manco che era ospite di una casa di cura per anziani a Spezzano Piccolo. E tra i capoluoghi di provincia più colpiti appare Cosenza, con circa 151 positivi. E sempre dal bollettino si trae il numero complessivo: nel Reggino 118 nuovi positivi, segue Cosenza con 79 e poi nel Catanzarese 27, Vibonese 12 e Crotonese 8. Sulla piana di Gioia Tauro e sulla Locride il virus non arretra. Nella Locride in particolare ieri 6 nuovi contagiati a Bianco, 2 a Colonia e poi altri contagiati sparsi un po' in altri paesi. In molti sono in attesa di tamponi. Una nota positiva e consolatoria è quella che proprio ieri a Locri sono iniziati i test antigenici, ovvero i tamponi veloci che si possono effettuare presso l'ospedale di Locri. Sono stati effettuati i primi dal dottor Momo Monteleone del laboratorio di biologia. Con i test rapidi è finita l'attesa al pronto soccorso, quindi una maggiore velocità anche nei ricoveri che riguardano altri tipi di patologie. Audino, il senatore del Movimento 5 Stelle, dice primi test rapidi a Locri, poi toccherà a Polistena. Continua a far parlare i fatti, come anticipato giorni fa in un precedente comunicato. Da ieri si è cominciato a processare i test rapidi antigenici all'ospedale di Locri. La data è stata rispettata grazie ad un grande lavoro di squadra in sinergia con l'ASP di Reggio Calabria. Dalla prossima settimana, cioè entro il 10 di novembre al massimo, potremmo processare i test rapidi per la diagnostica anche a Polistena, così come promesso. Ad affermarlo il senatore regino del Movimento 5 Stelle Giuseppe Audino. Questi test
continua Dino, sono quelli a fluorescenza e chemiluminescenza con elevato livello di affidabilità. Pur avendo un'elevata attendibilità, di poco inferiore a quella del tampone molecolare, danno un responso in appena 20 minuti. Era fondamentale, continua Dino, attivare i due laboratori di Polistinell-Ocri anche per questo tipo di analisi. Avremmo velocità di esecuzione ed elevata attendibilità del responso del test antigenico, senza dover ricorrere a due laboratori di Reggio Calabria già operati di lavoro. Vigilerò, dice Dino, anche sul rispetto della data del 10 novembre per l'ospedale di Polistena. Poi toccherà anche i tamponi molecolari a tutt'oggi gold standard per la diagnosi. Purtroppo i contagi della nostra regione sono in continuo aumento, pertanto si rende necessario processare nei laboratori degli ospedali di Polistena e Locri anche i tamponi molecolari. Bisogna agire ed in fretta. Rinnovo, conclude Dino, il mio impegno costante volto a risolvere le carenze del sistema sanitario della nostra regione. Trasmissioni dell'otto riciclaggio, sono 14 gli arresti in Calabria e questa nuova operazione effettuata questa mattina. Interessa le province di Brescia, Bergamo, Cremona, Asti, Imperia, Savona, Sassari e Torino l'inchiesta Scarface seguita questa mattina da circa 150 carabinieri di Brescia, coordinati dalla locale procura e che ha coinvolto una ventina di persone accusate di associazione per delinquere finalizzata al trasferimento fraudolento di valori, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio, dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici ed emissioni di fatture per operazioni inesistenti, con l'aggravante per alcuno di aver tenuto la condotta al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa. In tutto sono 8 le persone arrestate e finite in carcere, 6 poste domiciliari, mentre per 5 di loro è scattato l'obbligo di dimora, oltre a 2 che sono state sottoposte a misure interdittive. Contestualmente i militari hanno anche sequestrato beni per un valore complessivo di 25 milioni di euro. L'articolata indagine avviata nell'agosto del 2017 è consistita in attività di intercettazione e analisi di tabulati telefonici, oltre a perquisizioni, pedinamenti, che ha accertato che il riferimento al vertice dell'organizzazione è Francesco Mura, un imprenditore pregiudicato residente nel Bresciano, ma che utilizzava le proprie imprese televisive operanti in ambito locale e nazionale attraverso trasmissioni per le previsioni dell'estrazione del lotto. L'uomo, secondo gli inquirenti, era il collettore di ingenti risorse economiche, frutto anche da attività illecite, che provvedeva a riciclare attraverso le emissioni di fatture per operazioni inesistenti, rimettendole al tessuto economico legale. Tale sistema, garantendo l'evasione fiscale e la disponibilità di somme contanti sottratte al fisco, favoriva, oltre che lo stesso soggetto, anche esponenti di spicco dell'Andrina Papalia Barbaro di Buccinasco, rispetto alla quale, pur non risultando affiliato, può considerarsi contiguo. Da qui la contestazione dell'aggravante dell'associazione mafiosa. Il sistema era semplice: segnalata la vincita, il soggetto che deve riciclare paga in contanti il vincitore, si fa registrare la vincita e pulisce il denaro. Questo quanto dichiarato il PM Ambrogio Cassiani, titolare dell'indagine Scarface condotta dalla Procura di Brescia. Il gruppo arrestato sfruttava le vincite all'otto per riciclare il denaro. I nostri principali indagati, aggiunto il magistrato, avevano costruito una rete di soggetti che si erano prestati a segnalare le vincite e le persone coinvolte pulivano il denaro anche attraverso le vincite alle slot machine e poi attraverso le ristrutturazioni immobiliari. Siamo davanti, spiega, ad un fenomeno sociocriminale che interessa fortemente il nostro territorio, sul quale operano organizzazioni criminali strutturate, volte a cooperazioni con parte dell'imprenditoria locale che collaborano con esponenti della criminalità organizzata, ottenendo così servizi mirati al riciclaggio del denaro provenienti da attività illecite. Andiamo alla giudiziaria, al processo Core Business con 8 indagati. Vediamo il calendario delle udienze. La prossima. Avrà inizio il prossimo 24 novembre l'udienza preliminare per gli 8 indagati dell'inchiesta Core Business della DDA Regina, scattata nel dicembre dello scorso anno tra la Calabria e l'Umbria, che avrebbe svelato gli interessi della famiglia Commisso di Siderno sia nella salvaguardia dei beni riconducibili alla famiglia Crupi, in parte coinvolta nell'operazione Acero, sia negli investimenti sui terreni della zona di Perugia da destinare a vigneti per la produzione di vino da commercializzare in Canada. Gli indagati sono Cosimo Commisso
Lorenzo, classe 50, Francesco Commisso, classe 83, Antonio Rodà, Giuseppe Minnici, Vincenzo Crupi, Rocco Natale Crupi, Giuseppe Crupi e Loriana Rodà. A loro che dovranno comparire dinanzi al GUB il procuratore antimafia Giovanni Bombardieri, l'aggiunto Giuseppe Lombardo e i sostituti Simone Ferraiuolo e Giovanni Calamita contestano diversi reati, tra i quali in particolare l'associazione per delinquere di stampo mafioso, l'intestazione fittizia dei beni ed anche altre accuse. Per la DDA Regina, al vertice dell'organizzazione, ci sarebbe Cosimo Commisso, classe 50, ritenuto soggetto al vertice della società di Siderno, il quale, già il leader carismatico e capo del sodalizio all'epoca della faida dei Commisso contro la cosca Costa di Siderno, è condannato quale soggetto apicale dell'organizzazione. All'esito del cosiddetto processo Siderno Group è perciò a lungo tempo detenuto, non ne scioglieva, nonostante la detenzione e la durata della stessa, il proprio vincolo associativo con il sodalizio. Questa è l'accusa, mantenendo un ruolo di vertice all'interno della stessa cosca Commisso. Le indagini sono iniziate nel febbraio del 2015, quando Cosimo Commisso, dopo un lungo periodo di detenzione, si stabilì a Perugia per scontare la detenzione domiciliare, che secondo gli inquirenti gli avrebbe permesso di rallacciare rapporti e contatti con altri soggetti, tra i quali l'indagato Antonio Rodà, ritenuto un referente imprenditoriale in Umbria della famiglia Crupi di Siderno. Nell'interesse degli indagati interverranno, tra gli altri, anche gli avvocati Speziale, Belcastro, Comi, Panella, Zannelli, Pedrelli, Calabrese, Commisso e Furfaro. Tra le parti offese ricordiamo lo Stato italiano, la Regione Calabria, la città metropolitana di Reggio e lo stesso comune di Siderno. Continuano gli accertamenti da parte dei carabinieri della compagnia di Taurio Nova su coloro che tentano di speculare sugli aiuti pubblici connessi all'emergenza epidemica. Dopo gli 86 deferiti delle settimane scorse nel corso dell'operazione denominata Dike 2, ulteriori 13 soggetti, tutti residenti nel comune di Varapodio, sono stati segnalati all'autorità giudiziaria per avere ancora una volta prodotto false certificazioni al fine di ottenere il cosiddetto buono spesa Covid durante la precedente fase acuta dell'emergenza. Un aiuto straordinario introdotto dal governo in questo periodo di emergenza sanitaria ed erogati direttamente dai comuni alle persone e famiglie in difficoltà economica per acquistare alimenti, farmaci e altri beni di prima necessità. Parliamo di sanità calabrese e dell'ipotesi commissariamento da prolungare. C'è già qualcuno che dice che la cosa va scongiurata. È in dirittura d'arrivo il decreto Calabria. Ministero e maggioranza di governo stanno infatti lavorando alla bozza finale che dovrebbe approdare nel prossimo Consiglio dei Ministri utile. Come abbiamo già accennato, secondo le indiscrezioni, dovrebbe trattarsi di una rivisitazione del vecchio decreto Calabria, che punta ad eliminare i limiti del provvedimento del 2019 e guarda le nuove esigenze dettate dal coronavirus. La bozza, come già detto, dovrebbe provvedere entro un mese alla nomina dei vertici delle aziende sanitarie dal commissario. Entro due mesi lo stesso elaborerà il piano anti-Covid e può impartire ordini e direttive ai dirigenti regionali. Commissario che sarà coadiuvato da due subcommissari e da una struttura di supporto ad hoc. Pur non essendo ancora approvata, la bozza vede l'opposizione della politica calabrese. In primis l'assessore regionale all'agricoltura e al welfare Gianluca Gallo, il quale dice: per quanto ci riguarda lanciamo un allarme rispetto a quello che sta per accadere, perché ci si impegni in una battaglia di libertà e civiltà. Ai calabresi, dice Gallo, deve essere consentito di decidere da sé del proprio futuro. Gallo aggiunge che la regione è pronta a fare la sua parte nel confronto con il governo, ma chiediamo, dice, ai parlamentari eletti in Calabria che facciano altrettanto. Pronta la risposta dei parlamentari calabresi, in primis il deputato dei Fratelli d'Italia Wanda Ferro, la quale dice: ho già depositato un'interrogazione al ministro Speranza, con la quale avevo auspicato che il governo non procedesse su una strada che già si è rivelata disastrosa per la Calabria. Apprendo che il governo starebbe comunque procedendo a varare il nuovo decreto Calabria, con il quale intende raggiungere l'obiettivo di gestire in via esclusiva il settore sanitario calabrese, senza realizzare un sistema efficiente e capace di rispondere ai bisogni di salute dei cittadini. Secondo la Ferro, attraverso questo procedimento, il governo punta a governare la Calabria senza la legittimazione del voto, roba da regime sovietico, e magari, dice, con le elezioni regionali alle porte, ad utilizzare la sanità come macchina del consenso.
Una decisione scellerata, afferma invece il parlamentare della Lega Furgiuele. I commissari, dice il parlamentare della Lega, hanno distrutto ogni prospettiva di rinascita, pertanto non vanno riconfermati, ma cacciati, restituendo ai calabresi il diritto di ricevere cure efficienti secondo un'organizzazione sanitaria radicata nei territori. Con la salute, continua Furgiuele, non si scherza, basta con i Don Abbondio a capo delle istituzioni sanitarie calabrese. Reagiamo coralmente attraverso una battaglia parlamentare che abbracci tutti i gruppi politici. E andiamo ai tanti fedeli in attesa, parliamo di beatificazione della mistica Natuzza, andiamo a Paravati. Il processo per la beatificazione di Natuzza Evolo è entrato nella fase importante, quella delle testimonianze che dovranno accertare le sue virtù eroiche. La conferma è giunta direttamente ieri dalle parole del vescovo della diocesi Mileto Nicotera Tropea, Monsignor Luigi Renzo, nel giorno della ricorrenza di tutti i santi e dell'undicesimo anniversario della morte della mistica, venuta a mancare all'alba del 1 novembre del 2009, dopo una vita intera dedicata alla preghiera e al conforto, soprattutto delle persone deboli e sofferenti. Alla celebrazione eucaristica che si era svolta nella Basilica Cattedrale erano presenti tra gli altri i familiari di Mamma Natuzza. L'iter della sua causa di beatificazione e successivamente della canonizzazione è estremamente complesso ed ha i suoi tempi dettati dalla tradizionale prudenza della Chiesa. Per quanto concerne Mamma Natuzza, la relativa istruttoria è stata avviata dal vescovo della stessa diocesi nel 2014, a 5 anni esatti dalla morte. Nel novembre del 2018 era giunto, dopo un lungo periodo di attesa, il parere favorevole della Congregazione della Dottrina della Fede. Poi, il 20 febbraio del 2019, è stato quindi pubblicato in tutte le chiese della diocesi l'editto con l'avviso dell'apertura del processo. Un mese e mezzo dopo, precisamente il 6 aprile del 2019, è avvenuto nella Villa della Gioia a Paravati l'insediamento ufficiale del Tribunale diocesano. E poi, ieri infine, il presule ha confermato l'inizio della fase a raccolta delle testimonianze. Un momento cruciale in un percorso non semplice, complicato pure ovviamente dalla pandemia, ma finalizzato a dimostrare il contatto serio e costante di Natuzza con l'aldilà nell'arco della sua esistenza. È morto alla Policlinico di Milano Antonio Zito, aveva 81 anni e qualche giorno fa aveva subito un delicato intervento chirurgico. Politico rocellese, fu consigliere comunale e capogruppo dal 1975 al 1980, sindaco di Roccella Ionica nei 10 anni successivi. Antonio Zito, cresciuto in politica sulla scia del fratello, il senatore Sisinio Zito, fu vicepresidente del Consiglio regionale della Calabria, dopo essere stato eletto consigliere regionale del PSI nelle elezioni del maggio 90 con circa 19.000 preferenze. Antonio Zito ha fatto parte del comitato dei sindaci della Locride contro la mafia e per lo sviluppo, che si costituì quando Angela Casella arrivò in Calabria per invocare la restituzione del figlio prigioniero in Aspromonte. Uomo di spicco del Partito Socialista nella fascia ionica regina e segretario della sezione del PSI di Roccella, è stato anche segretario provinciale, membro del direttivo della Federazione Socialista Regina, nonché membro dell'esecutivo regionale, oltre che componente del direttivo del NAS al Ministero dei Trasporti. Antonio Zito ha lavorato assiduamente a favore della realizzazione del porto di Roccella Ionica, concretizzandone il progetto nel periodo in cui è stato sindaco. Ed ora la pubblicità. Bentornati in seconda parte del TG, effetti delle ristrettezze anti-Covid, andiamo a sentire baristi e ristoratori. Beh, è sicuramente un provvedimento che, seppur necessario, penalizza tantissimo le attività commerciali, soprattutto quelle che riguardano la ristorazione, anche noi, anche se in maniera indiretta, essendo più pasticceria. Magari non era nelle intenzioni del legislatore andare ad incidere in questo modo, però è ovvio che la mancanza di afflusso e di utenza penalizza un po' tutti. Dalle 18 in poi le strade sono deserte. Questa è la realtà. Cosa ne pensi? Insomma, dal lato della pandemia, diciamo, è giusto così, però dal lato, insomma, commerciale va a colpire, insomma, penso tutti, un po' i commercianti che hanno un'attività, insomma, l'assenso commerciale non è una cosa bella, insomma. Sentite penalizzati da questo decreto? Ma penso tutti ci sentiamo penalizzati nel lato commerciale, insomma, perché chiudere alle 18 non è un orario. È un orario, insomma, che certo. L'anno comincia a lavorare
insomma, nel caso nostro con gli aperitivi e te prepari insomma alla cena. E per quanto riguarda i ristoratori, insomma, chiudere alle 18 è stata una batosta, insomma, una bella batosta grossa, insomma. Ora, com'è possibile che le 6 bar devono chiudere? La gente che passeggia alle 8, alle 9, se si vuole prendere un caffè, una bibita, qualcosa. E hanno sbagliato i governi, perché dovevano provvedere prima. E purtroppo qua da noi già il settore è abbastanza compromesso. E quindi noi non è che lasciando lo Stato ci fa lavorare con i tavoli a pranzo. Sì. Quindi noi qua da noi non è che ci sono quelle fabbriche, quegli uffici grossi, quelle cose dove le persone escono a pranzo per venire a mangiare. Sono poche quelle persone che escono per venire a mangiare qua a pranzo. Quindi il nostro lavoro, il nostro lavoro si svolgeva principalmente la sera. Ma no che noi possiamo essere paragonati come Milano, come Roma, come Napoli. Qua pure che lavoravamo la sera, facevamo quei 4-5 tavolini, giusto per andare avanti, per tirare la giornata, ecco. Quindi questa chiusura a noi ci ha penalizzato molto. Un po' di problemi sicuramente ci causerà, perché una chiusura alle 6 in questo periodo è un pochettino pesante da subire, però se serve a qualcosa, ecco, ben venga. Io penso che serva poco. A sto punto chiudevamo tutti, quindi il governo ci sosteneva nelle spese che abbiamo a subire, oppure ci lasciava lavorare fino all'orario normale. Quindi io penso che chiudere alle 6 non risolveremo granché, almeno nelle nostre zone. Poi al nord forse il problema è diverso, però qua da noi non abbiamo di questi problemi, secondo me. Per i locali, per i ristoranti, non solo per il lato bar, soprattutto per i ristoranti, anche loro, tutte le attività abbiamo avuto forti disagi. Però andiamo avanti stringendo pugni e denti. Almeno di qua, almeno fino alle 9, 20 ore, 21. Fino alle 21 veniva come i mercati era giusto ed era aperto, penso. Ci hanno tagliato le gambe questi signori, perché chiusura alle 18 significa che la sera non puoi lavorare. E quindi vai in automatico che tu fai solo metà servizio. Facendo metà servizio non riesci a coprire le spese. E quindi si torna un'altra volta al lockdown generale, la chiusura generale che si professava che ci doveva essere il 10 di dicembre, perché molti lo sapevano che dovevamo chiudere il 10 di dicembre per fare tutto questo mese di dicembre, di qualche po' di gennaio. È stata anticipata prima. È meglio che si chiude totale, perché facendo mezza giornata non si recuperano nemmeno le spese per i ragazzi che lavorano qua con noi. È una, sicuramente sarà una rottura totale. Totale? Sì, perché? Totale. Ma perché purtroppo non si può lavorare da mezzogiorno fino alle 6 del pomeriggio. Cioè, non so che significa aprire a quell'orario, però i guadagni sono molto limitati, voglio dire. Sono non limitati, più che limitati. Chiaramente non è una situazione bellissima, in questo momento il lavoro è calato anche di molto. Speriamo almeno che questa situazione possa migliorare e questi nostri sacrifici possano portare delle migliorie a tutta la situazione sanitaria deficitaria che c'è in questo momento in Italia. Ma sentiamo la gente comune, siamo scesi ancora in strada per capire quanta è la preoccupazione derivante dal virus in Calabria. Si parla di un'altra chiusura totale, lei è d'accordo? Intanto credo che la prima cosa sia la salute. Non si può essere d'accordo sulla chiusura totale, nel senso che la chiusura totale potrebbe dare grossi problemi all'economia e anche alla tenuta sociale, ecco. Si parla, qualcuno dice chiudiamo 15 giorni, si riapre così tutto finirà, ma è così? Ma io non credo tanto che 15 giorni finirà, bisogna secondo me far rispettare le regole,
e comunque capire come convivere con questo virus per gestirlo al meglio e fare gli interventi massicci su quello che è la, la sanità, perché non sono stati fatti e quindi sarebbe opportuno accelerare questo. Ecco, noi con altri calabresi abbiamo rispettato le regole in questi mesi? Ma io vedo che i calabresi comunque sono un popolo che alla fine forse rispetta più di altri le regole, quindi il distanziamento sociale, l'uso della mascherina, poi alla fine ecco, dico in linea generale, credo che noi siamo diligenti a dispetto di come ci definiscono. E guardi, in alcuni punti dove ha colpito di più, certamente, ma il lockdown totale io non sono d'accordo. Non è d'accordo, anche perché la Calabria non ha questi numeri, tanti numeri. In effetti anche nella prima ondata abbiamo visto che la Calabria è stata, diciamo, tra virgolette risparmiata, e questo è un fattore che ci consola, ci godiamo almeno l'aria un po' meno inquinata, meno problematica per questo. Quindi i calabresi, diciamo, hanno rispettato quelle che erano le normative del CPM? Sì, nel primo lockdown sì, hanno rispettato tutti. Noi siamo stati chiusi in casa per 3-4 mesi di seguito, è vero. Io vengo da Soverato. A Soverato è stata anche zona rossa? No, no, nelle vicinanze qualche piccolo comune, però per pochi giorni, poi è stato liberato. Ecco, oggi lei è qua in città a Reggio Calabria per vedere i bronzi, per vedere la città? No, io sono reggino, puro sangue, sì. Ma vengo di adesso per l'occasione dei defunti, e ho i genitori qua a Reggio. Ecco, è andato al cimitero oggi? Siamo già andati. Ecco, come lì com'era la situazione al cimitero? Diciamo, tutto sotto controllo? Veramente, guardi, si nota solo la sporcizia. Questo è un fattore che io avevo già segnalato al vecchio sindaco, al papà di Falco Matà, che quando uno arriva a Reggio è sinonimo di sporcizia. Non c'è niente da fare. No, ma lei pensa che questa situazione non si risolve? Anche lei nel settore ristorazione si parla di chiusura totale, del lockdown, ecco, sarebbe veramente a questo punto un danno economico abbastanza... Un danno economico molto molto importante, pesante. Speriamo che sia, diciamo, preventivo per magari lasciarci poi libertà di operatività nel periodo di Natale e dicembre. La speranza almeno è questa, no? Ci chiudono adesso, però almeno poi a dicembre ricominciamo a lavorare. Si spera, però... Lei è d'accordo, si chiude così per... A questo punto forse è la soluzione migliore. Ecco, secondo lei i calabresi hanno rispettato questo CPM? Per quanto riguarda il nostro settore credo proprio di sì. In generale, i cittadini? Sì, visti i numeri credo che alla fine siamo stati veramente tra i più corretti e i più attenti, in assoluto. Nell'ambito di numerosi servizi di controllo del territorio e di prevenzione dei reati in danno dell'ambiente, con particolare attenzione alla vigilanza delle aree dell'agro e della periferia predisposti al Comando Provinciale Carabinieri di Reggio Calabria, i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Villa San Giovanni e della locale stazione hanno denunciato 4 persone per gestione illecita e abbandono di rifiuti in concorso. In particolare i militari dell'Arma, in collaborazione con i carabinieri della stazione forestale di San Roberto, hanno sorpreso i responsabili all'interno di un'area privata adibita a cava mentre erano intenti a sversare rifiuti speciali pericolosi, batterie, rottami di autoveicoli, barattoli di vernice, grondaie, materiali ferrosi e altro. E adesso andiamo oggi intanto dove è possibile, c'è la visita ai cimiteri e la commemorazione dei defunti. Ieri, 1° di novembre, ogni santi, tante le celebrazioni, abbiamo seguito qualcuna importante.
Ieri la ricorrenza del giorno di ogni santi, che viene rappresentato in tutto il mondo, quindi anche nella nostra regione, come un giorno festivo, mentre oggi, giorno della commemorazione dei defunti, 2 novembre, non è un giorno festivo. Di conseguenza, molte persone hanno visitato i cimiteri e i propri cari nel giorno di tutti i santi. Ieri una giornata diversa rispetto al solito, il Covid ha condizionato tutte le celebrazioni, ad esempio nella diocesi di Locri-Gerace, lo stesso Vescovo ha deciso di non far celebrare nessuna funzione religiosa nei cimiteri e dunque Monsignor Oliva ha scelto proprio la chiesa matrice di Bianco dedicata a ogni santi per celebrare la sua funzione in diretta televisiva che ha un po' abbracciato tutto il territorio della diocesi. Desidero salutare tutti voi carissimi fratelli e sorelle qui presenti a questa celebrazione, così come saluto tutti i fratelli e sorelle che ci seguono dalle loro case, sia qui a Bianco come anche altri che ci seguono attraverso l'emittente Telemia da lontano. Un saluto al nuovo parroco, Padre Angelo, un ritorno in questa comunità, così come anche saluto le autorità civili e militari qui presenti, sindaco, nella nuova veste di sindaco, continua la sua amministrazione, auguro che possa servire questa comunità con un occhio particolare ai bisogni di questo territorio, gli ultimi, gli ammalati, i poveri, alle periferie di questa comunità, a quelle persone che nessuno molte volte vede, ma che hanno molto, molto bisogno. Un saluto anche al comandante dei carabinieri qui presenti. E vogliamo condividere questo momento di gioia con lo scambio degli auguri proprio in questa chiesa di tutti i santi. L'ultima volta che sono stato qui, in occasione della festa della Madonna di Pugliano, qualche mese fa, adesso ritorno in questa celebrazione di proposito. Questa chiesa titolata a ogni santo oggi festeggia il titolo della parrocchia, ma si sente in qualche modo partecipe del messaggio che i santi ci trasmettono. E allora questa solennità vuole essere per tutti noi un invito a guardare in alto, a guardare il volto di tutti coloro che hanno raggiunto la santità dopo aver vissuto una vita su questa terra, dopo aver provato anche la tribolazione, la sofferenza, dopo essersi anche impegnati per un mondo nuovo. Spesse volte noi vediamo i santi lontani da noi, quasi come degli eroi, delle persone perfette, ma i santi non sono altro che l'espressione del volto bello della comunità, del volto bello della Chiesa. Il nostro desiderio dovrebbe essere forte, quello di conoscere di più i santi. E i santi, capito, non sono soltanto quelli che la Chiesa eleva agli onori degli altari. Abbiamo sentito dal libro dell'Apocalisse questa immensa folla, 144.000 segnati, provenienti da ogni tribù dei figli di Israele, come per dire che i santi sono un numero enorme. Non si può contare il numero dei santi, sono i santi cosiddetti della porta accanto di cui ci parla Papa Francesco nella sua enciclica Gaudete et Exultate, i santi della porta accanto, i santi anonimi, quelli senza nome, ma che forse noi abbiamo conosciuto, forse non li abbiamo riconosciuti come santi, ma in realtà la loro vicinanza, la loro presenza accanto a noi ci ha dato sollievo, ci ha dato speranza. Sono molto di più i santi rispetto a quelli che noi conosciamo in realtà. Oggi la festa del 2 novembre dedicata ai defunti in tono minore, i cimiteri super controllati, con ingresso e uscite, misurazione della temperatura e naturalmente, e dunque nessun agglomerato di gente può sostare lungo le stradine dei nostri camposanti. Non tutti i cimiteri sono rimasti aperti. È da dire che in alcuni comuni e alcuni territori dove la criticità del Covid ha compromesso tutto, sono stati gli stessi primi cittadini con ordinanza a chiudere i cimiteri. Ma questo ovviamente non ha fermato i fedeli che nel cuore, con una preghiera, hanno festeggiato i loro defunti.
Pierpaolo Zavettieri, ospite del nostro Santa News, ha parlato di sanità assieme a Giovanni Pitri. Sentiamo in che termini. Io l'ho ribadito, ma non da solo, anzi è tutta l'associazione dei comuni che ha la visione comune di voler rispettare in campo sanitario quello che è un po' la strutturazione della città metropolitana, tanto che il richiamo ai vertici della sanità regionale e dell'ASP, quindi della città metropolitana, il richiamo alla strutturazione dello statuto della città metropolitana è fondamentale. Noi richiamiamo per ogni situazione di sviluppo, che sia in termini di servizi, quindi di tutela della salute in primis, ma anche di infrastrutture viarie e quant'altro, richiamiamo sempre la strutturazione della città metropolitana. Non è possibile che la città metropolitana, che si è in qualche modo promossa, autopromossa come policentrica, oggi diventi neppure regiocentrica, cioè non ha nessun centro in quanto non riesce a dare i servizi in nessuna delle aree omogenee. Per policentrismo si dovrebbe intendere quantomeno un polo per ogni area omogenea. La Locride, tra Locri e Siderno, deve avere il suo cuore pulsante e deve in qualche modo fornire quei servizi essenziali che il cittadino di San Giovanni di Gerace, piuttosto che di Martone o di Mammola, non può andare a ricercare quotidianamente presso la città, il comune capoluogo. E lo stesso valga per l'area grecanica, in cui il comune è più grosso, dove ci sono i servizi, l'ospedale, c'era un tribunale, l'ufficio delle entrate e quant'altro, era Melito Portosalvo, che doveva in qualche modo diciamo essere il polo di quell'area. Purtroppo così non è. Perché sono partito da questa strutturazione? Perché noi, come associazione dei comuni, così come la Locride ricordavi, ci diamo del tu, anche diciamo, se non siamo colleghi in questa diciamo, serata così televisiva, lo siamo poi amministrativamente. E quindi ricordavi appunto che c'è stata una bella iniziativa il 10 di ottobre, poi finita senza poter ricordare agli attori protagonisti della sanità quanto gap diciamo in inglese c'è rispetto alle altre aree del territorio nazionale. Nel nostro caso Melito Portosalvo lamentava e lamenta una serie di ritardi impressionanti, anche oltre gli altri nosocomi, le altre strutture sanitarie. In ogni caso non facciamo una gara al ribasso, siamo tutti messi male. Nel caso di Melito i sindaci hanno diffidato addirittura l'ASP circa 6-7 mesi fa, perché tra le altre cose mancava la TAC da un anno intero. Questa TAC fortunatamente è stata riparata, perché su sollecitazione dei vertici regionali, il sindaco coordinatore dell'associazione dei comuni, in questo caso ero io, ma insieme agli altri, ha promosso un incontro in prefettura in cui si sono seduti tutti i protagonisti della vicenda sanitaria, ultimi i sindaci, che erano rappresentati con tre colleghi, ultimi i sindaci dell'associazione dei comuni, che di fatto avrebbero un ruolo importante in termini di programmazione, in termini di controllo, attraverso la conferenza dei sindaci in seno all'ASP, che ahimè non sta funzionando pure da circa un anno, insomma, perché non sono stati sostituiti, non è stata convocata e non sono stati sostituiti i componenti che rappresentavano appunto le quattro aree omogenee. Io ritengo che una volta eletto il sindaco del comune capoluogo, che è già automaticamente sindaco metropolitano, poiché questa figura è anche d'ufficio, diciamo, come automatismo anche presidente della conferenza dei sindaci in seno all'ASP, nulla osta affinché, diciamo, si riformi questa impalcatura, e invito, in questo caso siamo nella Locride, invito i sindaci della Locride anche a determinarsi ad individuare già in anticipo, diciamo, una figura che possa sostituire Giuseppe Grenci, che è stato l'ultimo dei rappresentanti di questa conferenza dei sindaci, così faremo noi nelle altre aree. Un sistema
è un paese schizofrenico, perché si chiude l'Italia allo stesso modo e si attuano i DPCM validi allo stesso modo laddove ci sono migliaia di contagi nelle regioni del nord e centinaia o decine nelle regioni del sud, e si applica lo stesso criterio, cioè si può spendere e si può fare in modo uniforme in tutta Italia per chiuderla questa nazione, questo paese. Invece quando si tratta di spesa pubblica noi non abbiamo gli stessi diritti che hanno avuto in Lombardia, dove hanno costruito, sì anche con beneficenza ma anche con la spesa sanitaria, ospedali presso fiere, presso diciamo nosocomi molto blasonati e conosciuti nel resto del paese. Quindi il commissario Arcuri, e qua toccheremo un argomento a me molto caro, cioè quello dei commissariamenti che di fatto non hanno mai responsabilità e non devono dare conto mai a nessuno, ha prodotto questo stallo e l'impossibilità a spendere questi 86 milioni di euro. La nostra mini rassegna stampa. Calabria regione critica, più restrizioni, questo viene titolato appunto dal principale quotidiano calabrese, e c'è un interrogativo, perché lo capiremo tra poche ore, tra le ipotesi al vaglio del governo per tutto il paese, over 70 a casa e coprifuoco dalle 21, questo è quanto viene indicato. Calabria, quindi dicevamo, alla stretta, entro domani il nuovo DPCM antivirus. Come in Lombardia e Piemonte si profilano misure drastiche per bar e ristoranti, musei chiusi. Questo è quanto. Aumentano i casi tra il personale sanitario, polemica di Spirlì sui fondi Covid. E poi su Palazzo Campanella, regione, nuova proroga del piano casa in consiglio, sanità in crisi, destra in subbuglio, il decreto Calabria sul tavolo del consiglio dei ministri, mentre calcio Amaranto KO con la spalla, regina tradita da Menez e Denis, Catanzaro travolto dalla Ternana, 11 positivi nella Vibonese, questa è la situazione. Sul Reggio il comune vara aiuti concreti per le famiglie e imprenditori. E poi ancora Celico, concussione, scarcerato al Tribunale delle Libertà, l'ex sindaco Falcone. 50 contagiati tra medici e infermieri calabresi, questa è la preoccupazione. E poi risorse ai settori colpiti finché servirà. Stanziamenti per l'emergenza, si fanno i conti della manovra. Esplicite rassicurazioni del ministro Gualtieri e si soppesa il capitolo cassa integrazione. Ne parleremo mercoledì durante il nostro programma Calabria Sud. E poi in terapia intensiva, problemi cardiaci per Gigi Proietti, è gravissimo, è ricoverato in una clinica romana nel reparto di terapia intensiva. La causa non sarebbe il Covid ma problemi di natura cardiaca di cui già in passato Proietti aveva sofferto. Mileto, Natuzza, ostacoli lungo la strada per la beatificazione, ancora il problema. E poi dal cinismo alle scuse, gli anziani non indispensabili, bufera su Toti, e quanto viene appunto. Volata finale per la Casa Bianca, si riduce il vantaggio di Biden, vedete domani alle urne, Trump non molla, negli stati chiave il candidato democratico sarebbe avanti di 6 punti, ma ancora. E poi Ibra CR7, stessa fabbrica, Milan e Juve si esaltano. E poi ancora lo svedese segna in rovesciata Udine, doppietta di Ronaldo con lo Spezia. Il Sassuolo sbanca Napoli e sarà al secondo posto, Roma e Lazio sorridono. Questa è la copertina del 2 novembre di Gazzetta del Sud. Andiamo invece su quotidiano del sud, 3 decessi, ricoveri in aumento, la Calabria rischia misure pesanti, l'indice di trasmissione è a 1,84, pensate un po', in pochissimi giorni è salito da 1,66 a 1,84, subito dopo Piemonte e Lombardia. Nel DPCM previste azioni localizzate, si va verso la chiusura di molte attività e restrizioni agli spostamenti. A Vibo Valentia morto un uomo ricoverato dal 21 ottobre. In Presila decedute 2 anziane residenti a Casale del Manco e a San Pietro Guarano. Questa è la situazione. E poi abbiamo qui, vedete, un bistrò chiuso a Parigi, 2 interviste, 2 calabresi a Praga e Parigi raccontano il loro lockdown. Lo vedremo poi meglio nell'articolo all'interno. Scuola, vedete,
su scala nazionale ancora 29.207 positivi con meno di 208 decessi, con meno tamponi, ma 208 decessi. Domani le nuove misure si attendono per domani, appunto. Le paure dei calabresi isolati in casa dopo i test, i racconti di chi combatte la malattia con sistema che non funziona. Questa è la sanità in Calabria. Un commissario unico per la sanità calabrese e poi, vedete, miscellanea, note di polemica e costume, i numeri e non solo per Biden, e qua vedete. E poi Regina nello sport, la Regina sconfitta in casa dalla Spal, il Catanzaro prende 5 a Terni, arriva un brutto KO, in Serie D perdono tutte, solo il San Luca pareggia, eravamo presenti. E poi vedete ancora, prima dello stop tra i dilettanti, tanti casi di violenze, Volle e Tonno Gallipo assoverato, sorridono. Poi ancora le interviste di cui dicevamo prima, e poi la storia a 2 anni, un male raro, l'appello dei genitori. Ancora su, vedete, a Catanzaro c'è l'allerta in un RSA, 5 degenti e 4 operatori già risultati positivi ai tamponi. Nell'Ametino contagiati anche medici di diversi reparti. Reggio resta la provincia colpita con 118 nuovi casi. All'ospedale di Locri via libera ai tamponi rapidi, a giorni arriveranno anche a Polistena. E poi le contromosse del comune a Reggio, il sindaco annuncia un pacchetto di misure in sostegno, 4,5 milioni di euro per le partite IVA, 2,5 milioni per le famiglie e aziende. Il comune di Reggio sta dando una mano agli imprenditori reggini. E poi Pasolini, vedete la sua lezione dopo 45 anni dopo. Andiamo a vedere che tempo farà in Calabria. Previsioni per oggi. Al mattino, sulle coste, bel tempo con cieli sereni o velati. In montagna, bel tempo con cieli sereni o velati. Nel pomeriggio, sulle coste, bel tempo con cieli sereni. In montagna, schiarite alternate a nubi sparse. Previsioni per domani. Al mattino, sulle coste, bel tempo con cieli sereni o velati. In montagna, bel tempo con cieli sereni o velati. Nel pomeriggio, sulle coste, bel tempo con cieli sereni o velati. In montagna, schiarite alternate a nubi sparse. È tutto per questo giornale, grazie, riepilogo. 'Ndrangheta, riciclaggio di soldi con trasmissioni TV sull'otto, sequestro da 25 milioni e 14 arresti in Calabria. Coronavirus, 245 nuovi contagi in Calabria. Ad oggi sottoposti a test 274.781 soggetti, per un totale di tamponi eseguiti 277.844. Il coronavirus travolge i camici bianchi, 50 positivi in tutta la Calabria. Tamponi rapidi a Locri e Polistena aiuteranno tantissimo i due ospedali in difficoltà in questo periodo, l'annuncio del senatore Audino. False attestazioni su buoni alimentari Covid, scoperte 13 persone di Varapodio.